Massimo, allora io ti faccio subito una considerazione tattica, avete concesso tanto palleggio e tanto possesso palla al Pescara nella vostra tre quarti, siete stati bravissimi a ripartire e a concretizzare. Sì, non è che l'abbiamo concesso, è stato bravo il Pescara a, a sfruttare la sua caratteristica perché comunque è una squadra che ha grande qualità, io credo che sì. Ma per quanto mi riguarda è la migliore squadra che ho visto fino a questo momento in termini di, di qualità, di, di, di giocatori. Eh, poi è stata una partita equilibrata, poi il risultato è... lascia il tempo che trova, oggi direi che siamo stati bravi nel, nel, nell'unione, nella compattezza, siamo stati bravi nel ripartire, abbiamo sfruttato bene le nostre occasioni, ma dal punto di vista mentale abbiamo fatto una partita giusta. 61% di possesso palla del Pescara, 39 del Perugia. Vi siete un po' snaturati come squadra che ama giocare e fare anche tanto possesso palla questa sera contro il Pescara. Un Pe Perugia cinico, tre tiri in porta, tre gol. Eh, a volte il calcio è fatto anche di, di queste cose. Eh, ho fatto anni in cui ne facevo 15 di tiri in porta e non facevamo neanche un gol. Eh, però il, il calcio è fatto anche di, di queste cose, le, le, le squadre devono saper fare. Un po' tutto perché poi le parti ogni partita è una storia a sé, eh, puoi trovare squadre da, um, forti davanti che ti schiacciano, che hanno qualità come il Pescara, soprattutto metà campo, nei due o tre quartisti e, e, e lì sono momenti in cui una squadra deve sapere... Anche soffrire deve essere cinica poi nel, nel ripartire. L'avevi preparata così Massimo la partita, nell'andare a prendere il Pescara con le ripartenze, ovvero farli alzare così e poi punirli? O mi, come detto prima, il Pescara è stato bravo a mettervi lì? Ma voi mi conoscete, io non ho peli sulla lingua, vi dico sempre la verità: non l'ho preparata così. Noi, noi l'abbiamo preparata per provare ad andare a prendere il Pescara in avanti. Sono stati bravi loro a palleggiare, a non, non riuscivamo a andarli a prendere avanti, però al tempo stesso abbiamo preparato la partita perché sapevo che il Pescara ci avrebbe potuto eh, mettere nella nostra metà campo e in quei momenti noi avremmo dovuto essere assolutamente ordinati in campo, quello che, che abbiamo fatto, abbiamo concesso magari qualche triangolazione di troppo ai loro giocatori davanti, ma poi comunque siamo stati sempre abbastanza ordinati e compatti perché serve anche questo. Quali emozioni e quante emozioni giocare contro il Pescara, la squadra della tua città, la squadra con cui hai vinto un grande campionato di Serie B e poi trovare come avversario solo per 90 minuti Luciano Zauri? Ma innanzitutto faccio i complimenti a Luciano perché, ripeto, non sono un ipocrita, dico sempre quello che penso e lo credo veramente per quello che ha dimostrato il Pescara stasera, che è la miglior squadra che ho visto fino a questo momento, e quantomeno per, per qualità di, de, de, delle giocate che ha, dei suoi giocatori. E per me incontrare il Pescara è, è comunque sempre un'emozione. Credo di poter dire senza patemi d'animo che l'emozione più grande della mia vita non l'ho vissuta ad Atene, non l'ho vissuta a Berlino, ma l'ho vissuta a Pescara. Eh, è la verità, probabilmente perché poi le vittorie che raggiungi da allenatore sono sicuramente amplificate rispetto a quelle da, da calciatore, ma soprattutto perché l'ho vinto con, eh, con, eh, con la squadra della mia città, la squadra... Per cui da bambino andava allo stadio e tiravo i coreandoli, quindi sono, sono disfazioni che sono impagabili. E poi il calcio è fatto di momenti belli, momenti brutti. E io, Pescara, ricordo solo i momenti belli, quelli brutti li lasciamo. Da una parte. Massimo, da come ho capito ti manca molto Pescara, eh, vabbè, ci mancherebbe altro? Hai detto delle frasi bellissime. Io ti volevo chiedere di commentare quello che era successo con le dichiarazioni, se il Perugia doveva andare in Serie A ah, o meno. Ma credo che non voglia tu aggiungere altro a quanto già detto nelle scorse settimane. No, mi no, 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 manca un po' Pescara. No, ma, ma Pescara no, perché ci torno spesso, quindi. Eh, eh... devo altro. <ride> Ma no, ma io ragazzi, ma che, che volete che vi dica? Io eh, sarò sempre riconoscente a, alla, al presidente perché mi ha dato l'opportunità sostanzialmente di, di, di allenare per la prima volta tra i grandi e questo non, non lo toglierà mai nessuno. Eh, porto con me i ricordi non belli, meravigliosi di, di un'annata un mese, un e un mese, un mese vissuti eh, meravigliosamente, straordinariamente bene, dove, dove la, la mia gente, i miei amici che, che erano in tribuna mi hanno, mi hanno sempre sostenuto e ho capito anche i fischi del, della serie A, ma ci stanno e sono fischi di amore. Per il Napoli più bel pescara di sempre è tuo. Con l'Inter e con il Napoli, sì. ma anche col Sassuolo. Ma diciamo che le prime dieci partite... Non siamo stati troppo fortunati. Eh, però mi, mi, porto, mi porto dentro anche quello. So che non sono ricordi belli, magari per, per il tifoso del Pescara, ma sicuramente neanche per me. Però sono momenti di crescita anche quelli. Sicuramente abbiamo tutti quanti commesso degli errori, ma nella vita chi non prova non sbaglia. Eh, quindi noi ci abbiamo provato, abbiamo sbagliato. Eh, mi tengo. L'amore dei tifosi del Pescara che mi hanno dato per quell'anno e mezzo, mi tengo i fischi di amore che mi hanno dato i tifosi del Pescara perché poi alla fine sono fischi di frustrazione, la stessa frustrazione che avevo anch'io dentro di me in quell'anno, ahimè sfortunato, diciamo sfortunato dai. Massimo, Massimo per chiudere hai detto la più grande soddisfazione da giocatore e da allenatore quel campionato vinto col Pescara allora torniamo all'attualità di oggi questo Pescara, il tuo Pescara da tifoso ovviamente parlo può fare in questa stagione un campionato da protagonista? Beh, se io fino ad oggi ho visto la migliore squadra, il Pescara che è venuta qui a Curie o comunque che ho visto in Serie B, eh, sicuramente la, il Pescara si può giocare tranquillamente le sue le sue carte è un pescara forte, un pescara pescare qualità, poi ogni squadra ha le sue problematiche, ogni squadra gli manca qualche puntello, e, ma quando hai, quando hai direttori sportivi come Giorgio difficilmente le squadre vengono fatte male quindi, e quindi complimenti a lui al Presidente, complimenti a Luciano che, che la sta guidando bene e, e speriamo di... Ti di ridere assieme. Sì, vediamo degli occhi lucidi <ride> quando parli del Pescara. Da bambino andavo in curva io, cioè, quindi, quindi non è che posso negare l'amore che ho per, per, per la maglia del Pescara.